giustizia in Sion. Sei sopra l'alto monte, tu che porti la buona notizia a Gerusalemme. Alza forte la voce, alza la notte nere. Dio è la città di Giuda, ecco il vostro Dio. Ecco il Signore Dio, viene con potenza. E con suo salario e con lui la sua ricompensa lo precede. Tentazioni nel deserto, fece ritorno in Galilea, lì annunciava il regno di Dio, e la gente gli rendeva lode. Alba di una nuova era, era sabato in Nazaret, Gesù nella sinagoga iniziò. Lo Spirito del Signore è sopra di me, per questo mi ha consacrato con l'unzione e mi ha mandato a dare ai poveri il lieto annuncio, ai prigionieri la liberazione, ai ciechi la vista, libertà agli oppressi, l'anno di grazia del Signore. Oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato. Belle le sue parole, piene di grazia e di verità, ma il figlio del falegname chi gli dà questa autorità? Voi direte, medico, cura te stesso, è quello che hai fatto altrove, fallo qui da noi. Ma io vi dico che nessun profeta fu bene accetto in patria come da stranieri. Dio mandò Elia da una vedova fenicia ed Eliseo da Naaman in Siro. Offesa, infamia, che diavolo dal monte. Basta, non è il tempo, né l'ora. Come Mosè divise le acque con un gesto della mano, Gesù senza alcuna violenza si fece spazio tra quella folla, come tra mura di fluido alabastro, e insegnava nella sinagoga, lì annunciava il regno di Dio, e la parola liberava e guariva. Il regno di Dio è un granello di senape, da cui nasce un infimo stelo, ma quando cresce da ombra e riposo a tutti gli uccelli del cielo,
Il regno di Dio è come un mercante in cerca di una perla preziosa. Quando la trova è pieno di gioia e rinuncia ad ogni altra cosa. E nell'obolo che una povera vedova lascia nel tempio, ma non nel superfluo che dona lo stolto e lava la coscienza dell'empio. Non solo chi dice Signore, Signore potrà mai mettervi piede, ma chi mette in pratica le mie parole e fa ciò che il Padre mio chiede. Beati voi, poveri, perché vostro è il regno di Dio. Beati voi che ora avete fame, perché sarete saziati. Beati voi che piangete, perché riderete. Beati voi quando gli uomini vi odieranno, vi insulteranno e disprezzeranno il vostro nome a causa del Figlio dell'uomo. Rallegratevi in quel giorno ed esultate, perché la vostra ricompensa è grande nel cielo. Così agivano i loro padri con i profeti. Il regno di Dio non è terra straniera che conquisti con lance e con spade, ma patria di fraternità che a tutti i suoi figli apre le strade. Il regno di Dio è come un padrone che va in cerca di operai. E la sua paga chi spetta darà, anche ultimo primo sarà. Il regno di Dio non è tempo né un luogo, ma una condizione. E quando tu ami il fratello e della vita ne fai una ragione. Il regno di Dio non è terra straniera che conquisti con lance e con spade, ma patria di fraternità che a tutti i suoi figli, che a tutti i suoi figli, che ai suoi figli